Non si giocherà a Pescara Carpi. La partita prevista per il turno infrasettimanale di domani sera alle 20:30 e valida per la 28esima giornata di Serie B è stata rinviata per le avverse condizioni meteo. In mattinata il sindaco Marco Alessandrini ha firmato l'ordinanza di chiusura dello stadio Adriatico Cornacchia da oggi e fino a nuova ordinanza di revoca. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data del recupero. Già nella prima mattinata si era capito che la gara non si sarebbe giocata. Così si presentava lo stadio di Via Pepe come nelle immagini diffuse su Facebook dalla Pescara Calcio. In questi casi, oltre a valutazioni su quello che può essere lo stato del manto erboso, impossibilità di giocare e incolumità dei giocatori, viene messo in risalto l'ordine pubblico e quindi il pericolo derivante dalla formazione del ghiaccio a causa delle basse temperature, il che rende difficoltoso per il pubblico sia il raggiungimento dello stadio, sia la fruizione degli spalti. La neve peraltro ha condizionato la giornata lavorativa della squadra. Era prevista la seduta di rifinitura al mattino al Poggio degli Ulivi, che invece è stata annullata. Squadra al lavoro nel pomeriggio al centro sportivo New Dribbling di Via Alento a Pescara, con conseguente annullamento della conferenza stampa del tecnico Boemo, che avrà una settimana piena per lavorare sulla trasferta di sabato prossimo a Cittadella, da verificare le condizioni di Proietti, mentre Perrotta sconterà il turno di squalifica al Tombolato, campo sul quale il Pescara proverà a dimenticare i problemi offensivi di questi ultimi tempi e su cui uno degli ultimi arrivati, Filippo Falco, la pensa così. Ma sicuramente dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, essere meno frenetici e avere più tranquillità, perché secondo me la qualità per far male a qualsiasi squadra c'è tutto. Dobbiamo cercare di entrare più in aria con palla a terra e magari con i cross dal fondo. Falco, che si mostra comunque soddisfatto del suo debutto assoluto da titolare di sabato scorso. Ma sicuramente non giocare da tanto incide, quindi mi manca un po' lo spunto, mi manca il ritmo partita, la continuità delle giocate per 90 minuti, però come ho detto prima sono contento di essere entrato in campo e posso solo migliorare la condizione.